Sarei venuto per vedere il santo se è ancora aperto. Sei tu il santo, eh? Io l'ho capito subito che eri tu il santo, lo sai? L'ho capito da come mi hai guardato, l'ho capito dagli occhi, quando hai aperto la porta che eri tu. Senti, santo. Santo, io ho una domanda. Io ho una domanda che mi sta nella testa e quindi picchia in testa da anni. Io devo avere una risposta, sennò divento matto, santo. Sono venuto qui apposta. Tu me lo devi dire, santo. Tu mi devi dire. Se io un giorno, se io potrò rinascere, Perché se potessi rinascere io, credi che farei quello che ho fatto? Ma neanche per sogno. Ma io cambierei tutto. A me me l'ho sempre fregato, tutti quanti. No, perché guarda, ti dico, guarda, gli studi che ho fatto, primo punto, gli studi, Credi che farei quegli studi lì? Ma figuriamoci! Ma io sono stato 10 anni recluso così a studiare in maniera bovina. Solo un gran vuoto e una gran aridità, non mi hanno dato niente, eh? Allora vedrai che se io potessi rinascere, io... Ci stai, vero santo, mi stai ascoltando? No, perché poi, secondo punto, mia moglie, Anna, credi che mi sposerei ancora con lei? Ma neanche morto! Ma lo sai come sono io con lei? Lo sai? Lei mi tiene così, al guinzaglio, qui c'è un collare. Io non posso fare più niente, non ho più un amico, non ho più un hobby. Andavo a giocare a calcetto il mercoledì sera, non vado più neanche a giocare a calcetto, eh? Allora vedrai. E allora vedrai che se io potessi rinascere, qualche miseria. Ci sei, vero? Perché poi il terzo punto, il lavoro. Credi che farei quel lavoro lì? Ma neanche se mi dessero 100 milioni lo farei il lavoro qui. Ma io sono portato per fare tutt'altro, cacchio, io! Oh, scusami, uscite, non volevo farlo. Ma perché poi anche mi hanno incastrato, capito? Ma io sono creativo, uno che ha bisogno di stare in mezzo alla gente, di relazionarmi con gli altri. Non tutto il giorno davanti al computer, piripipiripi. Ehi! E allora ci sei, vero? E allora vedrai che se io, santo, potessi rinascere. Ma se io potessi rinascere, io studierei di più. E giocherei di più e non mi fermerei mai. Se potessi rinascere, io starei 5 giorni a letto con la febbre, così. Per riposare più che si può. E poi starei sempre sulla poltrona davanti alla televisione. Tac, tac, tac. E mangerei di tutto. Senza ingrassare, però. E non mi farei troppi viaggi con la testa, io guarderei per terra. Studierei molto di più. Le cose che mi piacciono, però. Imparerei molto di più, vorrei scegliere molto di più. E non mi fermerei mai, vorrei scappare, sempre. E non mi bloccherebbe più nessuno. E poi sai che ti dico, santo, Sai che ti dico? Che non farei dello sport, no. Perché mi costa fatica. E che io non vorrei fare più fatica. Non più fatica a campare. Vorrei riposare, molto, sì. Fermo anche per una vita senza preoccuparmi di fare qualcosa. Allora io mi vorrei fermare se potessi rinascere, fermarmi su qualcosa che conta veramente e non cercare tutto e scappare da tutto. Io mi vorrei fermare Oh, scusami, santo, mi sono un po' lasciato andare, sono sfogato, mi è uscito tutto un coso. Però mi ha servito, santo, grazie. Vedi, però guarda, appena mi fermo e ritorna subito la domanda. E allora tu me lo devi dire, santo, Sono venuto apposta. Potrò rinascere. Certo, è possibile. Davvero? Grande santo! Allora non sarà mai più niente come prima, sarà tutto diverso, santo. E quando, santo? Quando potrò rinascere? Quando? Questo dipende solo da te. Anche adesso, se vuoi. Ah. Arrivederci. Anche adesso, se vuoi. Adesso già sappiamo che si può rinascere, questo lo teniamo buono lì. Poi dopo ci prendiamo i nostri tempi, non vorrei affrettare delle decisioni, parlo con mia moglie, Anna. Finalmente ti sento! Finalmente sento la tua voce! Dici a me, signorina? Parlami, ti prego. E cosa vuole che le dica, signorina? Mi scusi. Sei tu il santo. Lei, signorina, sta poco bene, ha fatto molta strada. Sì, ho
fatto molta strada, ho fatto molte esperienze profonde, importanti, ho imparato a liberare energie che tenevo chiuse, soffocate in me stessa, ho imparato a farle fluire, ma ora sento che il nostro incontro mi porterà ancora più lontano, non avrò paura perché ci sei tu al mio fianco, Dunque, signore, organizziamoci, dunque. Lei mi sente, vero? Sì. Io le sono vicino. Sì. Allora, dunque, lei, signorina, si alzi piano piano, Sì. Ecco, ora io, signorina, la condurrò verso la sua nuova strada. Sì. Quando lei aprirà gli occhi, sì, si accorgerà che tutto è in discesa, signorina. Sì. Venga con me. Sì.